su bocca lunga lo fa. Cari amici, eccoci nuovamente giunti a un'altra delle nostre sedute. Questa volta l'oggetto centrale sarà articolato su un aspetto di carattere profetico sacrificale, il quale abbraccerà due momenti storici dell'umanità. Uno di questi riguarda la prima venuta di Gesù sulla terra, l'altro i giorni in cui ci troviamo dove stiamo per assistere al compimento di una delle profezie più straordinarie della storia, ovvero l'interazione di questa profezia con la ricostruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme. Alla domanda se si può dimostrare l'esistenza di Dio, la risposta è molto semplice. Assolutamente sì. Il punto non è tanto riuscire a farlo, piuttosto quanto l'ascoltatore sia disposto a accettare questa verità, che ricordiamo essere Gesù il Cristo. Come già detto in più occasioni, la prova concreta ed evidente che esiste un creatore è l'esistenza stessa del creato, che ricordiamo anche la scienza ha accettato che dal nulla nulla nasce. Il secondo punto che dimostra l'esistenza di un Dio creatore è la stessa Bibbia, la quale ci fornisce chiaramente le prove della sua presenza. Essa è l'unico libro al mondo
che ha profetizzato in maniera minuziosa e dettagliata eventi impossibili da concretizzarsi con braccio umano, tanto più che molte profezie datano millenni. Inoltre ha cambiato la vita di miliardi e miliardi di persone, fino al punto di riuscire a trasformare il suicida e l'assassino in un pio uomo di Dio. Basti pensare quanti cristiani qui a Roma sono stati trucidati nel Colosseo per non aver rinnegato la loro fede e seguire così la falsa religione pagana del tempo. Ancora oggi molti cristiani vengono martirizzati per non seguire l'adorazione di un Dio inesistente. Contrariamente, dall'altra parte, coloro che non hanno la fede nell'Iddio vivente, il creatore del cielo e della terra, Adonai Elohim, cadono vittime della persecuzione, accettando così di seguire falsi Dio o falsi movimenti politici pur di non soccombere. Che grande differenza! In questo video tratteremo il compimento di una delle profezie più incredibili della storia, la quale si articola in due tempi, il primo già adempiuto e il secondo in via di adempimento, e il tutto sotto ai nostri occhi. Ebbene, come sempre vi diciamo, senza indugio e senza preamboli, vogliamo dare inizio alla presente seduta. Uno degli aspetti profetici che risiedono nella parola di Dio, la Bibbia, è quello di tipo profetico sacrificale, ovvero tutti quei riti sacrificali presenti nell'Antico Testamento, i quali non solo hanno un insegnamento di tipo spirituale, ma allo stesso tempo profetizzano quello che sarebbe avvenuto al Cristo nel momento prestabilito. In poche parole, l'umanità, essendo travolta dalla devastante onda del peccato, è stata consumata e annientata dalla morte. Questo ha comportato che la giustizia di Dio gridasse morte al peccatore, ma allo stesso tempo l'amore di Dio ha gridato grazia al peccatore. Ed ecco qui il sacrificio del Cristo per dar vita a chiunque crede in Lui e lo accetti. Come già detto, questo sacrificio è stato profetizzato sia attraverso i profeti, vedi Isaia 53, Daniele 9, 24, 26 e altri più di 300 riferimenti, ma sia anche attraverso tutti quei riti di tipo sacrificale presenti nella legge, in particolar modo nel libro del Levitico. Due di questi sacrifici sono degni di particolar attenzione. Nello specifico ci si riferisce al sacrificio pasquale presente in Esodo 12, nonché al particolarissimo sacrificio denominato dagli stessi ebrei il sacrificio incomprensibile della Parà Adumà, e cioè il sacrificio della giovenca rossa, il quale ci viene descritto in Numeri 19. Sia il sacrificio pasquale che il sacrificio della giovenca rossa rappresentano i due sacrifici per eccellenza nella Sacra Scrittura. Nessuno dei due è superiore all'altro, nessuno inferiore. In questa seduta ci dedicheremo a quest'ultimo per vedere come ci viene profetizzato in maniera minuziosa tutto il sacrificio del Cristo, con dei dettagli che da un punto di vista umano sarebbero stati impossibili da realizzarsi, ma noi sappiamo che il nostro Dio è l'Iddio dell'impossibile. Come già detto, questa profezia non si ferma al Cristo crocifisso, piuttosto prosegue fino ad arrivare ai nostri giorni, dove stiamo per assistere alla concretizzazione di avvenimenti che possiamo definire epocali. Dove un'altra delle profezie più grandi della Bibbia si sta per avverare, la quale a sua volta è strettamente vincolata con la profezia che stiamo per iniziare a esaminare. A questo punto non ci rimane che leggere il testo direttamente dalla Sacra Scrittura che, come già detto, si trova in Numeri 19. E come sempre vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. Numeri 19:1-22. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo: questo è uno statuto e legge che il Signore ha data dicendo: di ai figli di Israele che ti adducano una giovenca rossa intera, senza difetto, la quale non abbia ancora portato gioco, e datela al sacerdote Eleazaro, ed esso la meni fuori dal campo e la faccia scannare in sua presenza. E prende il sacerdote Eleazaro del sangue di essa col suo dito,
e spoluzzine verso la parte anteriore del tabernacolo della convenienza 7 volte. Poi brucisi quella giovenca davanti agli occhi di esso. Brucisi la sua pelle, la sua carne, il suo sangue insieme col suo sterco. Poi prenda il sacerdote del legno di cedro, dell'issopo e dello scarlatto, getti quelle cose in mezzo del fuoco nel quale si brucerà la giovenca. Appresso lavisi il sacerdote i vestimenti e le carni con acqua, e poi rientri nel campo e sia immondo infino alla sera. Parimenti colui che avrà bruciata la giovenca, lavisi i vestimenti, le carni con acqua, sia immondo fino alla sera. E raccolga un uomo netto la cenere della giovenca e ripongala fuori del campo, in un luogo netto, e sia quella cenere guardata per la purificazione dei figlioli di Israele, per farne l'acqua di purificazione. Quello è un sacrificio per il peccato. E lavisi colui che avrà raccolta la cenere della giovenca, i vestimenti, sia immondo fino alla sera. Sia questo uno statuto perpetuo per i figli di Israele e al forestiere che dimorerà fra loro. Chi avrà toccato il corpo morto di qualunque persona sia immondo per 7 giorni. Si purifichi al 3° giorno con quell'acqua e al 7° giorno sarà netto. Ma se egli non si sarà purificato al 3° giorno, neanche sarà netto al 7°. Chiunque avrà toccato il corpo morto di una persona che sia morta e non si sarà purificato, egli ha contaminato il tabernacolo del Signore, perciò sia quella persona di Israele recisa. Cosicché l'acqua di purificazione non sia stata sparsa sopra lui. Egli sarà immondo, la sua immondizia rimarrà da indi innanzi in lui. Questa è la legge. Quando un uomo sarà morto in un padiglione, chiunque entrerà nel padiglione o vi sarà dentro sia immondo per 7 giorni. Parimenti sia immondo ogni vasello aperto, sopra il quale non vi sarà coperchio ben commesso. E chiunque per i campi avrà toccato alcun ucciso con la spada o un uomo morto da sé o alcun osso d'uomo o alcuna sepoltura sia immondo per 7 giorni. E per l'immondo prendasi della cenere del fuoco di quel sacrificio per il peccato e mettasi su dell'acqua viva in un vaso. Poi pigli un uomo che sia netto dell'isopo e intingalo in quell'acqua e spruzzine quel padiglione e tutti quei vaselli e tutte le persone che vi saranno dentro. Spruzzine parimente colui che avrà toccato l'osso o l'uomo ucciso o l'uomo morto da sé o la sepoltura, quell'uomo netto, adunque spruzzi l'immondo al 3° e al 7° giorno e avendolo purificato al 7° giorno lavi colui i suoi vestimenti e se stesso con acqua e sarà netto la sera. Ma se alcuno essendo immondo non si purifica, sia quella persona recisa di mezzo la raunanza, cosicché abbia contaminato il santuario del Signore, l'acqua di purificazione non è stata sparsa sopra di lui, egli è immondo o impuro. E questo sia loro uno statuto perpetuo. E colui che avrà spruzzata l'acqua di purificazione lavisi i vestimenti, e chi avrà toccata l'acqua di purificazione sia immondo fino alla sera. Sia ancora immondo tutto quello che l'immondo avrà toccato, e la persona che avrà toccato sia immonda fino alla sera. Fin qui la lettura. Questo passo riguarda uno degli aspetti più fondamentali del cristianesimo e allo stesso tempo anche del giudaismo. La grande differenza che si concretizza fra i due movimenti, se così li vogliamo chiamare, è che il giudaismo si è fermato alla lettera, non andando oltre quella cortina che viene rotta unicamente per il sacrificio del Cristo. Vedi Luca 23:45, dove si ha la possibilità a chi l'oltrepassa di entrare nel mondo dello spirito. Vedi Giovanni 3:5, Romani 8:2, 1 Corinti 6:11, 1 Giovanni 5:6-8, Matteo 3:11, Giovanni 20:22 e molti altri riferimenti. Per il giudaismo questo passo rappresenta il mistero dei misteri ed è a ragion veduta, in quanto, come già detto, essi, non avendo oltrepassato la cortina del tempio che portava al Santo dei Santi, sono incappati nella pietra d'inciampo, descritta nel Salmo 118, verso 22, richiamata dallo stesso Signore Gesù in Matteo 21, 42, Luca 20, 17, 1 Pietro 2, 4, 8. A tal proposito, l'Apostolo Paolo scriverà in 2 Corinti 3, 14, 15 quanto segue: ma le loro menti sono divenute ottenebrate,
poiché sino ad oggi, nella lettura dell'Antico Testamento, lo stesso velo dimora senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo, anzi, fino al di d'oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra i loro cuori. Pertanto, sia il velo di Mosè che il velo della cortina che portava il Santo dei Santi, i quali possiamo dire che sono lo stesso velo, rimangono su tutto il popolo di Israele ancora oggi, ovviamente fino a che non si convertiranno nuovamente al Signore, come profetizzato nel verso 16 dove leggiamo: ma quando Israele si sarà convertito al Signore, allora il velo sarà rimosso. Pertanto non insuperbiamoci nei confronti degli ebrei, tanto più che, come noto a tutti, dal momento in cui tutto questo avverrà, allora anche la porta dell'era della grazia si chiuderà e il candelabro sarà tolto alla Chiesa e sarà restituito al suo legittimo proprietario, appunto Israele. Vedi Romani capitolo 11 e i riferimenti. Ad ogni modo, trovandosi ancora oggi il velo sui loro occhi, essi non distinguono più cosa c'è oltre la cortina del Tempio fatta con mano d'uomo, ragion per cui non riescono a distinguere neanche tutto ciò che è correlato con la via già manifestata. Vedi Ebrei 9:8. Per questo motivo per loro è impossibile comprendere la Hukat della Paradumà, e cioè lo statuto della giovenca rossa. Per Hukat nel giudaismo si intende uno statuto che non ha nessuna spiegazione. In questo statuto ci viene descritto in maniera minuziosa come doveva avvenire il sacrificio della giovenca rossa, il quale era atto sia alla purificazione del popolo che all'espiazione del peccato stesso. Una delle diverse peculiarità che ci vengono mostrate dalla scrittura è che il sacrificio della giovenca rossa rendeva puro chiunque gli si accostasse, ovvero chiunque beneficiasse del sacrificio, ma allo stesso tempo rendeva impuri tutti coloro che partecipavano alla preparazione del sacrificio stesso. Infatti leggiamo che ogni volta che l'esecutore concludeva una parte del sacrificio, come ad esempio chi bruciava la giovenca, chi preparava il fuoco, chi batteva la giovenca dopo essere stata arsa per trarne le ceneri, eccetera, sia stato il sacerdote o chiunque altro, esso rimaneva impuro fino alla sera. Mentre invece, paradossalmente, tutto il sacrificio beneficiava chiunque non avendo partecipato appunto alla preparazione del sacrificio, ma semplicemente si accostava ad esso per riceverne il beneficio, appunto riceveva il beneficio e quindi veniva reso immediatamente puro e il suo peccato era espiato. Questa azione di purificazione che tutti dovevano compiere era talmente incisiva, tassativa e determinante che la scrittura ci dichiara nel verso 20 che chiunque non si fosse accostato al sacrificio per la purificazione sarebbe dovuto essere interdetto dalla pubblica raunanza. In poche parole, pena capitale. Ora, tutto questo appena descritto dalla stessa scrittura, per gli ebrei è un vero e proprio rompicapo senza soluzione. Tant'è vero che nei loro testi sacri, in particolare la Mishnah, viene asserito che neanche Salomone, con tutta la sua sapienza, riuscì mai a capirne il significato. Ora, non sappiamo quanto possa essere attendibile questa tradizione, ma comunque su questo fatto specifico ne prendiamo atto, anche perché sappiamo perfettamente che Salomone finì per offrire, forse direttamente, ma senza ombra di dubbio indirettamente, sacrifici umani allo stesso Satana. Questo perché dal momento in cui sposò delle donne che non doveva sposare, quindi delle straniere, che ricordiamo è proibito dalla stessa Torah, sia il matrimonio misto che il possedere molte mogli per il re, nonché il radunare molte ricchezze per il re. Queste mogli di Salomone sacrificavano a un gran numero di idoli, fra cui anche a Molech, che, come ben noto a tutti, i sacrifici che si facevano e purtroppo si fanno ancora oggi erano e sono quelli dei neonati. A tal proposito puoi vedere Prima Re capitolo 11, i primi 9 versi e ovviamente riferimenti. Tutto ciò è triste a dirsi, ma è la verità, e la verità la dobbiamo dire.
È per questo motivo che non ci si sorprenderebbe se veramente anche lui, con tutta la sua sapienza che aveva, non capiva il sacrificio della Giovenca Rossa. Anzi, noi pensiamo che è proprio così. Anche perché qui, più che di intelligenza materiale, attenzione, si sta parlando di intelligenza spirituale, che è un'altra cosa. E comunque, più che di intelligenza, attenzione, si tratta di rivelazione. E più, c'è da dire che la via al santuario non era stata ancora aperta, questo è importante. Ragion per cui non era stata spalancata la via alla comprensione dei misteri di Dio, i quali sono stati nascosti fino al tempo della rivelazione e della riforma. Vedi Efesini 3:5 ed Ebrei 9:10. Ora, per l'epistola agli Efesini, il consiglio è quello di leggerla tutta. Con l'avvento del Cristo, tutto il passo appena letto, descritto in Numeri 19, prende forma e la rivelazione arriva come un fiume in piena, gettando così la luce sulle tenebre e rischiarando tutte quelle menti intorpidite dal male, dall'errore e dal peccato. Tant'è vero che il Nuovo Testamento, nel menzionare e descrivere questo sacrificio, dichiara altresì una cosa molto importante, e cioè che tutta la parte sacrificale giunge al suo termine con l'avvento del Cristo. Ma di questo ne parleremo durante la seduta. Ebbene, tutto questo per il giudaismo è un vero e proprio mistero. E per spiegare il tutto si schierano dietro al fatto che per mettere in pratica la legge di Dio non è necessario capirla, l'importante è compierla. Ovvero, dicono essi, e giustamente per carità, noi non mettiamo in pratica i comandamenti di Dio perché li capiamo, piuttosto perché vanno messi in pratica, punto e basta. Altrimenti, se così non fosse, davanti a un comandamento incomprensibile si concretizzerebbe la trasgressione del medesimo, ciò dal momento in cui non lo si capisce. Ora, tutto questo ragionamento, come già detto, è a dir poco encomiabile e assolutamente vero. Come già detto, lo ripetiamo, noi diciamo amen, ma attenzione, perché questo non toglie il fatto che comunque lo statuto della Giovenca Rossa non solo è comprensibilissimo, ma addirittura è un dovere e una legge quella di capirne tutta la sua profondità spirituale. E il non capirne il suo significato è indice di intorpidimento spirituale. Ma come già detto, a questa luce ci si può arrivare solamente, unicamente e tassativamente che attraverso la fede del Cristo morto e risorto. Attenzione, Gesù è sceso dalla croce, non portate nessun crocifisso col pupazzo attaccato, esso è una bestemmia che vorrebbe indicare che il Cristo sarebbe ancora morto. Fuggite da queste pratiche. Indubbiamente qualcosa è chiara per tutti e due i bandi, ovvero per il giudaismo e il cristianesimo, cioè la connessione della Giovenca Rossa col vitello d'oro adorato dagli ebrei nel deserto, ricordate. Col vitello d'oro si concretizza la caduta della santità e la purità del popolo, mentre invece con la Giovenca Rossa si ricorre al sacrificio riparatorio della perdita della santità e della purità, avvenuta appunto col vitello d'oro. Più avanti parleremo anche del color rosso. Ora, il primo vitello, quindi quello d'oro, rappresenta il falso Dio, e quindi la falsa espiazione, la falsa purificazione, modello di tutti quei falsi movimenti o false religioni, in particolar modo il falso cristianesimo proposto da Babilonia la Grande. Ora, questo vitello d'oro è stato eretto da Aronne, sembrerebbe sotto minaccia del popolo, ragion per cui nel sacrificio della Giovenca Rossa non gli è stato permesso a quest'ultimo, quindi Aronne, di partecipare all'esecuzione del sacrificio stesso, piuttosto lo dovette portare a termine il figlio Eleazar. A tal proposito puoi vedere il verso 3 di Numeri 19. Ora, con quest'ultima affermazione non vogliamo anche escludere tutti gli altri insegnamenti nascosti dietro a questo fatto. Siamo altresì tutti d'accordo sul fatto che il vitello d'oro rappresenta anche il peccato dell'umanità caduta nell'Eden, mentre invece la Giovenca Rossa rappresenta la purificazione delle impurità e il perdono dei peccati di tutta l'umanità.
che credendo in Gesù il Messia viene salvata. Ovviamente quelli che dopo aver creduto in lui si pentono e lo seguono nella sua parola e non nelle proprie idee personali o magari seguendo falsi dei o falsi idoli. Esiste la credenza nel mondo giudaico che la possibilità del pentimento nell'uomo sia stata creata da Dio prima della fondazione del mondo. E questo è vero. Infatti la giovenca rossa, che come vedremo rappresenta il Cristo morto e risorto, è stata preordinata già dall'eternità, dalla grazia di Dio, dove nella sua preconoscenza predeterminò tutto il piano della salvezza, in maniera tale che chiunque volesse accettarla fosse libero di accedervi. Infatti la salvezza è universale e non solo per pochi eletti come ci vorrebbe far credere la diabolica dottrina della predestinazione, che come pensano erroneamente alcuni, nella Bibbia non esiste tale dottrina. Il fatto che vi troviamo il termine predestinazione, ciò non implica assolutamente l'esistenza di una dottrina della predestinazione. Se ci mettessimo a fare dottrine per ogni parola che troviamo nella Bibbia, saremmo pieni di miliardi e miliardi di dottrine. Ma comunque questa è un'altra storia. Abbiamo fatto un video al riguardo, se siete interessati potete visionarlo. A questo punto, trattati seppur in maniera generica gli aspetti più rilevanti della giovenca rossa nel giudaismo, vogliamo passare ora a quello che è la superna delle vocazioni, quindi la Chiesa di Gesù Cristo, vedi Matteo 11:1, Filippesi 3:14, conosce direttamente dal Nuovo Testamento della giovenca rossa. Due espressioni di grande rilievo e di notevole peso molto ricorrenti in tutta la Bibbia e in particolar modo nell'Antico Testamento sono i termini puro e impuro. Dall'originale tamei impuro, taor puro. Questi due termini sono molto incisivi nell'indicarci con estrema chiarezza e senza ombra di dubbio la condizione di imperfezione che regna nel cuore, nell'anima, nello spirito e non per ultimo anche nel corpo di una persona. Perciò la sua non idoneità o l'esclusione alla partecipazione a più eventi, tali come la separazione dall'assemblea, l'esclusione del dimorare in città o in paese, l'avvicinamento a qualsiasi persona e alle volte anche il divieto tassativo di partecipare agli eventi del Tempio. Ovviamente tutto ciò a seconda della gravità dell'impurità in atto. Per poter debellare questo stato di impurità, si partiva da un semplice lavacro in acqua per poi essere puro in sul far della sera per arrivare ai casi più gravi come quelli già elencati, appunto l'esclusione da tutto e da tutti. La gravità del caso variava a seconda del modo in cui l'individuo era stato raggiunto dall'impurità. Si poteva divenire impuro semplicemente per aver toccato il cadavere di un animale impuro, sia involontariamente ma anche volontariamente. Volontariamente in quanto se un animale impuro moriva nella propria terra, fattoria o nelle vicinanze della propria abitazione, comunque il cadavere andava rimosso per motivi ovvi. Ed ecco qui il verificarsi di una condizione di impurità, la quale rientrava in quei casi dove la riabilitazione della persona consisteva in un semplice lavacro sia degli abiti che del proprio corpo. E in sul far della sera si tornava nuovamente ad essere netto, quindi puro. Altro caso presente nella scrittura, questo un po' più rilevante, è quello di aver partorito un figlio. In Levitico 12 leggiamo che quando una donna dava alla luce un maschio, doveva essere immonda o impura una settimana più 33 giorni, per un totale di giorni 40. Contrariamente, se il parto fosse stato di una bambina, quindi una femminuccia, l'impurità si sarebbe raddoppiata. Quindi, 2 settimane più 66 giorni, totale 80 giorni. Purtroppo gli oppositori non mancano e uomini doppi di menti, quindi insani e inconsulti, i quali per dar addosso alla parola di Dio classificano questi passi biblici come ingiusti, scorretti, razzisti e abusivi da parte del Signore nei confronti della donna, giudicandolo così un tiranno. Ma la realtà delle cose, invece, è che sono proprio loro che posseggono tutti questi tristi aggettivi in se stessi.
ragion per cui vorrebbero scaricare sul Signore quello che cercano di nascondere di loro stessi, vedi 2 Pietro 3,16. La verità piuttosto è ben diversa. Il fatto che il Signore ordini alla donna di essere impura 40 giorni nel caso di un partoriente maschio, mentre invece per il parto di una femminuccia i giorni vengano moltiplicati per 2, quindi 80, trova più significati. Uno di questi risiede sul fatto che, portando la donna in se stessa due vite, cioè sia la propria che quella presente nel proprio grembo, anche se questo al momento è vuoto, ma ad ogni modo ha in se stesso il potenziale di generare della vita in un futuro. Ragion per cui la mamma, in modo simbolico, deve espiare sia l'impurità della bambina presente nel proprio grembo, e sia quella presente nel grembo della bambina, anche se questo è vuoto, ma come già detto, avendo il potenziale di dar vita quando sarà grande la bambina, comunque va espiato anche quello. Per cui l'espiazione diventa doppia. Questo ci fa capire ancora meglio quanto sia delicata l'impurità da purificare davanti al cospetto del Signore. Quindi quanto siamo peccatori e mancanti di giustizia, e che nessuna opera buona ci potrà mai elevare tanto da essere accettati davanti a Dio senza alcuna espiazione e purificazione. D'altronde, se neanche un neonato non ha nulla di che vantarsi, figuriamoci noi. Con questo non stiamo dicendo che i bambini non siano salvati, anzi, sappiamo che lo sono, in quanto, come disse il Signore stesso, essi sono angeli di Dio e nessuno gli deve impedire di andare a Dio. Ragion per cui non devono neanche essere battezzati. Attenzione, i bambini non possono essere battezzati in acqua, piuttosto vengono presentati, cioè quando il bambino nasce si prende in braccio, si porta davanti al Signore e si fa una preghiera pubblica davanti tutta la radunanza, davanti tutta la Chiesa. Questa si chiama presentazione, ma non essere battezzati nell'acqua. Il battesimo si fa da adulto, ma comunque è un'altra storia. Ora gli insegnamenti su questa tematica della donna partoriente potrebbero proseguire, ma sia per motivi di tempo e sia perché esulano dalla presente seduta, vogliamo concludere. Ad ogni modo, quello che è stato molto chiaro è che la donna veniva esclusa a causa della propria impurità, perfino dal partecipare nel Tempio, quindi alle pubbliche radunanze, nonché del partecipare della Pasqua e, se moglie di un sacerdote, anche delle cose consacrate al Signore. Come vedete e come già detto, la condizione di puro impuro non era e non è da sottovalutare. Ma andiamo avanti perché da dire ce n'è abbastanza. Un'altra situazione di impurità la troviamo in Levitico 7, dove si trova una parte del proseguo di quanto abbiamo appena letto sulla donna impura, e cioè che chiunque sia impuro non deve assolutamente mangiare quelle cose consacrate. Ora, in caso di inadempienza su questo comandamento, il verso 21 ci dice qualcosa di molto importante, ovvero stabilisce la pena capitale o la pena di morte per questa trasgressione. Come vedete, lo stato di impuro e puro è molto delicato, e se venisse trascurato, come trascurano alcuni, questo sia da parte del rabbinato e sia da parte del cristianesimo, alcuni dicono no, non è niente di grave, ma è semplicemente un non essere atto. Sì, attenzione, è vero, ma andiamo in profondità, perché ci sono anche coloro che in mezzo al rabbinato e in mezzo al cristianesimo invece distinguono e capiscono la profondità. Come abbiamo visto, si arriva addirittura alla pena capitale, attenzione. E quindi se tutto questo venisse trascurato o preso con leggerezza, come se fosse un gioco, l'ira di Dio si avventerebbe sul trasgressore. L'abbiamo letto, il verso 21, c'è la pena di morte, altro che una semplice netta separazione. Ora, attenzione, la parola di Dio è sì ed amen, e guai a noi se trascuriamo una sola iota di questa. Tal proposito, il Signore Gesù ebbe a dire: neppure una iota o una punta della legge trapasserà che ogni cosa non sia fatta. Matteo 5,18. Da dire su questo soggetto ce ne sarebbe ancora assai, ma quanto esposto fin qui è più che sufficiente per dar, seppur in maniera sommaria, un quadro generale all'ascoltatore sul delicato carattere di questo argomento. Ora,
rendendoci perfettamente conto che la nostra condizione davanti a Dio è estremamente delicata, a tal punto che il solo toccare qualsiasi cosa fosse impura ci squalificherebbe dalla sua presenza, e quindi la condanna sarebbe inevitabile. Altro fattore da sottolineare è l'argomento riguardante i peccati per ignoranza, che, se ben ricordate, il re David li chiamava gli errori nascosti, implorando il Signore che lo nettasse o purificasse da questi. Vedi il Salmo 19,12. Mentre invece nel Salmo 89,8 sarà lo stesso Mosè a scrivere nero su bianco che i peccati occulti, cioè commessi per ignoranza, quindi senza rendersene conto, sono evidenziati dalla luce di Dio e necessitano essere lavati, imbiancati e purificati. Purtroppo non sono pochi che si immaginano, hanno l'illusione, che Dio non tiene conto dei peccati commessi per ignoranza, mentre invece, come abbiamo visto, solo con questi due passi biblici così non è. Ad ogni modo, per ulteriori delucidazioni, vogliamo leggere Levitico 5,18. Leggiamo. Faccia il sacerdote il purgamento dell'errore che egli avrà commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Ora attenzione, perché se leggiamo il verso precedente, il verso 17, sottolinea che chi fa tali cose senza saperle, senza che egli sappia che ha peccato, pur è reso colpevole davanti a Dio. Pur si rende colpevole davanti a Dio. Ora tenete conto che il principio del verso 18, che questo deve essere assolutamente presentato al Signore e deve essere purgato, anche se è un peccato fatto inconsapevolmente, questo principio si trova solo in questo capitolo, si trova ripetuto 3 volte. E come tutti gli studiosi della Bibbia sanno, quando ciò avviene è simbolo o sinonimo di sigillo. Ragion per cui, se i nostri peccati involontari e le nostre impurità involontarie non venissero espiate, sarebbe impossibile per chiunque accostarsi al Padre, che, come altresì noto a tutti, in Lui è la vita eterna, quindi il Paradiso. Ecco il motivo per il quale il Signore Gesù ce lo ha presentato. A questo punto della seduta possiamo cominciare a comprendere meglio il tutto alla luce dell'Antico Testamento, che ricordiamo getta luce sul Nuovo e viceversa. E così possiamo iniziare a vedere adesso alla luce del Nuovo quanto è grave la nostra posizione davanti a Dio. E allo stesso tempo però, grazie a Dio, quanto è infinita la grazia che abbiamo ricevuta dal Padre attraverso il Figlio, Gesù il Cristo. Infatti è grazie a questa conoscenza che possiamo comprendere e afferrare quanto le opere siano insufficienti per salvare chi che sia. Ciò dal momento in cui nessuno è esente da errori, impurità e peccati involontari. Pertanto immaginare di essere salvati per le opere, quando sappiamo che non siamo in grado di fare opere perfette, quindi nelle nostre opere siamo pieni di errori, peccati, misfatti, cosa possiamo presentare al Signore? Le opere? Assolutamente no. Pertanto non ci rimane che la grazia. Ed è tramite la grazia e la fede che siamo salvati, senza la quale non vi potrà mai essere salvezza. Vedi Efesini 2, 8 e 9. Ebbene, cari amici in ascolto, giunti a questo punto della seduta, possiamo iniziare a parlare della profezia delle profezie, riguardante appunto la giovenca rossa. Il sacrificio della giovenca rossa descritto in Numeri 19, oltre a essere uno dei due sacrifici più importanti di tutta la parte sacrificale della legge, insieme a quello pasquale, è una vera e propria profezia riguardante la venuta di Gesù e il suo sacrificio. Ragion per cui, se così fosse, ed è così, dovremmo trovare per filo e per segno adempiuto nella vita di Gesù tutto ciò che troviamo descritto in Numeri 19. Ebbene, non ci rimane che iniziare l'esame del passo per constatare se effettivamente le cose stanno così. In Numeri 19, i primi 2 versi, leggiamo quanto segue.
Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne, dicendo: «Questo è uno statuto e legge che il Signore ha data, dicendo: di ai figli di Israele che ti adducano una giovenca rossa intera, senza difetto, la quale non abbia ancora portato giogo». Se fate attenzione, era il popolo che doveva condurre la giovenca rossa al sommo sacerdote. Questo perché, come abbiamo letto, il Signore parlò a Mosè e ad Aronne, e fino a prova contraria, di Mosè ce ne fu uno soltanto, mentre invece Aronne fu il primo sommo sacerdote precursore di tutti quelli che ne sarebbero susseguiti fino all'arrivo del grande sommo sacerdote, Gesù il Cristo, che, come ben noto a tutti, prenderà il posto in via definitiva dell'unico sacerdote e intercessore fra Dio e il popolo, anche perché il compito del sacerdote era quello di rappresentare il popolo presso Dio, mentre invece il compito del profeta era quello di rappresentare Dio presso il popolo. Ed a proposito del Cristo che diventa unico e irrepetibile sommo sacerdote e intercessore, nonché unico mediatore, i passi veramente sono moltissimi. Alcuni di questi sono i seguenti. 1 Timoteo 2:5, Ebrei 2:17, sempre Ebrei 3:1, 4:14 e 15, 5:1, 5:5, 5:10, 6:20, 7:25 e 26, 8:1, 9:3, 9:7, 9:11, 9:25, 10:21, 13:11 e molti altri. Ora, dovendo essere la giovenca rossa era il popolo che la doveva presentare al sommo sacerdote, essendo questo il comandamento descritto in Numeri, in Gesù il Cristo, se fosse lui appunto a dover mettere in pratica tutto quello che viene detto della giovenca rossa, quindi in Gesù si dovrebbe concretizzare la stessa circostanza. Come già detto, questo dal momento in cui il sacrificio della giovenca rossa non fa altro che raffigurare tutto il sacrificio espiatorio del Cristo, convertendo così il passo della giovenca rossa in una vera e propria profezia. Ebbene, a scanso di equivoci, anche questa profezia si è perfettamente adempiuta, così come descrittoci direttamente dalla Scrittura, in Matteo 27, i versi che vanno da 22 a 25. Ivi leggiamo che fu proprio il popolo a gridar con grande forza sia crocifisso, e per tragica decisione presa appunto dal popolo, successivamente sarà poi portato sulla croce. Ma andiamo piano, perché da dire ce n'è ancora. Sempre nello stesso verso, cioè il verso 2 di Numeri 19, leggiamo che la giovenca rossa doveva essere senza difetto, ragion per cui veniva portata al sommo sacerdote, il quale fra i vari compiti aveva quello di esaminarla per poi convalidarla o squalificarla. Ora, se Gesù in quel momento fosse stato squalificato, Satana avrebbe vinto su di lui e la nostra salvezza se ne sarebbe andata in perdizione per l'eternità. E anche qui andiamo piano, perché come già detto, da dire ce n'è assai. Ora, Gesù, come noto a tutti, si trovava davanti al sommo sacerdote, ma il vero sommo sacerdote, attenzione, era Gesù. Ora però, il sommo sacerdote temporaneo, quello che ogni anno ripeteva il sacrificio dello Yom Kippur, lo stava ispezionando per vedere se fosse perfetto, appunto adempiendo così il comandamento situm in Numeri 19:2, che prevedeva l'assenza di alcun difetto. Una volta ispezionatolo, leggiamo che lo trovò perfetto, senza macchie e senza errori, infatti fu condannato solo per il tramite della menzogna. Allora, a quel punto il sommo sacerdote che portò a termine l'ispezione, poté lui essere squalificato, ciò in quanto era lui l'imperfetto. Questo perché stava condannando non solo un uomo integro, puro e perfetto, ma era lo stesso Messia che doveva venire in Israele, e che lui come sommo sacerdote aveva sia il dovere di riconoscere il Messia e sia il dovere di annunciare il Messia.
Invece tutto questo non lo fece, piuttosto lo dovette fare Giovanni il Battista. A questo punto notiamo come il sommo sacerdote si stracciò le vesti, vedi Matteo 26,65, autocondannandosi così ed escludendosi istantaneamente dal sacerdozio per aver infranto un gravissimo comandamento della legge. Sito in Levitico 21, verso 10. Quanta ipocrisia! Pensare che il mondo lo trovò innocente, il popolo religioso che possedeva la verità lo uccise con la menzogna. Ora però attenzione a giustificare il mondo, rappresentato dai Romani e nello specifico da Pilato. Ciò in quanto anch'egli fu un assassino, un ipocrita, un traditore della verità al pari del sommo sacerdote. Ciò in quanto dopo aver confessato con le proprie labbra e pubblicamente l'innocenza del Signore Gesù, vedi Luca 23 verso 22, nonostante tutto lo condannò. Inoltre va sottolineato che Pilato non solo confessò pubblicamente l'innocenza del Cristo prima della flagellazione, ma attenzione perché la confessò nuovamente e sempre pubblicamente anche dopo la flagellazione. E tutto questo prima della crocifissione. Vedi Giovanni 19, il verso 4 e il verso 6. Ragion per cui tutti noi crocifiggemmo il Signore, al pari degli ebrei. Ovviamente la responsabilità più grande ricade su di loro, così come ebbe a precisarlo e sottolinearlo direttamente lo stesso Signore Gesù. Questo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 19, verso 11. Ma questo, come già detto, lo vogliamo ripetere. Tutto questo non ci svincola a noi minimamente dalla nostra responsabilità per aver condannato un innocente dopo averlo proclamato tale in un tribunale pubblico. Anche qui quanta ipocrisia. Infatti sappiamo la brutta fine che fece Pilato a tal proposito. Ed è la stessa fine che faranno tutti coloro che non saranno lavati con quel sangue prezioso, siano essi ebrei o siano essi non ebrei, quindi gentili. Ora, in quel preciso momento, quando il sommo sacerdote si straccerà le vesti, Gesù, il vero sommo sacerdote che si trovava davanti a lui, allora avrà tutta l'autorità per prendersi il suo posto. Eh sì, legittimamente. E così occupare lui, quel real sacerdozio, come l'unigenito di Dio, che solo a lui aspettava, aspetta e aspetterà per l'eternità, il puro senza macchia e senza errore. Ma non è tutto qui, perché non avevamo menzionato le macchinazioni precedenti di Satana per far cadere il Messia nell'errore, quindi in peccato, e così renderlo impuro ed essere squalificato da quel comandamento sito in Numeri 19:2. Ricordate che se la giovenca rossa avesse avuto un sol difetto, quindi un sol pelo di colore differente dal rosso, pensate, doveva essere squalificata. Un solo pelo che non fosse rosso sarebbe bastato a squalificare la giovenca rossa. Pertanto Gesù non poteva sbagliare neppure una virgola. Doveva essere perfetto in tutto, in qualunque cosa. In quel momento si stava combattendo la battaglia più grande e terribile della storia dell'umanità. Infatti, precedentemente il sommo sacerdote, quando lo interrogò sul fatto se egli fosse o non fosse il figlio di Dio, nel farlo aveva utilizzato un termine importante, ovvero «Io ti scongiuro per il Dio vivente». Vedi Matteo 26, 63. Attenzione, perché col termine «ti scongiuro» lo stava legando alla legge, sita in Levitico capitolo 5, la quale prevedeva questa legge l'obbligo di risposta da parte dell'interrogato. In caso contrario, sarebbe incorso in un gravissimo peccato, non adempiendo così il comandamento di Dio, appunto Levitico capitolo 5, verso 1 e verso 2, che, come già detto, non solo ordinava di dire la verità, ma attenzione, allo stesso tempo vincolava chiunque venisse interrogato con quella formula all'obbligo di risposta. In caso contrario, avrebbe incorso in un gravissimo peccato. E così
si sarebbe attirato l'ira di Dio. E Gesù non poteva permettersi questo, dal momento che in lui non si trovò mai alcun peccato proprio. Inoltre, come già detto, mentire gli avrebbe comportato diventare impuro e quindi essere squalificato come il sacrificio perfetto della giovenca rossa. Pertanto aveva sia l'obbligo di risposta e sia l'obbligo di dire il vero. Vogliamo rivolgere la vostra attenzione sul fatto che l'obbligo di risposta, in virtù di Levitico 5, i versi 1 e 2, si concretizzava solamente quando l'interrogato veniva sottoposto a un tribunale e quindi al Sinedrio. Attenzione, in caso contrario non c'era questo obbligo. A questo punto il Signore Gesù dovette rispondere e lo fece con la verità. D'altronde egli stesso è la verità e in lui non vi fu mai ombra di falsità, così come lo leggiamo in Matteo 26:64. In Marco capitolo 14 verso 55 leggiamo che i principali sacerdoti e tutto il concistoro cercavano testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovarono alcuna. Ecco qui che la giovenca doveva essere completamente senza difetto. Ed egli era irreprensibile, mentre essi erano falsi e assassini, i quali si adunarono dei falsi testimoni per far morire un innocente. E ad aggravare la loro situazione fu il fatto che il tutto si svolse nel cuore della notte, quando il tribunale non solo era chiuso, ma non poteva essere portato a termine nessun giudizio di notte in quanto incostituzionale. Ma tutto questo è avvenuto perché quello era il momento loro, e cioè l'ora delle tenebre. Così come il Cristo stesso ebbe a dire in Luca 22:53, egli disse: questa è l'ora vostra, è la podestà delle tenebre. Un altro fattore importante è che la giovenca rossa, vero è che doveva essere portata dal popolo, e come abbiamo visto, questo si è concretizzato perfettamente. Appunto, essi dissero: crocifiggilo, crocifiggilo. Ma attenzione, perché allo stesso tempo non poteva essere comprata dal popolo. Infatti doveva essere acquistata coi soldi della tesoreria del Tempio. E anche qui la profezia si compì in modo ineccepibile, in quanto furono gli stessi sacerdoti ad acquistare il Signore Gesù con 30 pezzi d'argento pagati a Giuda Iscariota. E come noto a chiunque conosce le Sacre Scritture, sia il pagamento del Messia che lo stesso importo di 30 pezzi d'argento furono profetizzati in Zaccaria, capitolo 11, verso 12 e verso 13. Pertanto ripetiamo nuovamente: questo non era un sacrificio organizzato da una persona singola del popolo, piuttosto era lo stesso Tempio a organizzare il tutto, ivi compreso il pagamento della stessa giovenca. Tutte queste profezie smentiscono tutti coloro che vanno dicendo in giro per il mondo che le profezie della Bibbia si adempiono grazie a un gruppo di uomini che fanno in modo che questo avvenga. Ciò è falso, in quanto vi sono migliaia di profezie che non sono gestibili da una o più persone, ma che sono una chiara ed evidente manifestazione dell'esistenza di un Dio creatore. In quel momento Gesù non aveva la libertà di fare quello che volesse, questo ovviamente per autoabbassamento. Pur essendo egli Dio, si autoabbassò, eppure nonostante fossero gli altri a guidare i suoi passi, tutte le profezie si adempirono. Pertanto i finti atei un domani non avranno scusanti davanti al Padre, e neanche i falsi religiosi che hanno barattato la figura del Cristo con immagini di Marie, santi, madonnine, crocifissi col pupazzo attaccato, reliquie, eccetera, eccetera. C'è un solo nome per il quale possiamo pregare il Padre ed essere salvati: Gesù il Cristo. Vedi Fatti degli Apostoli, capitolo 4, verso 12. Chiunque non avrà solo questo nome per essere salvato davanti al Padre non è e non sarà salvato, fin tanto non si ravveda. Un altro fattore importante
e che non era necessario che fosse direttamente il sommo sacerdote a seguire il sacrificio, dal momento che il sommo sacerdote doveva semplicemente valutare lo stato di purezza del sacrificio e solo successivamente consegnarla al sacerdote, il quale a sua volta doveva dare ordini di farla scannare, così come leggiamo in Numeri 19:3: e datela al sacerdote Eleazzaro, ed esso la meni fuori del campo e la faccia scannare in sua presenza. Nota bene, la faccia scannare. Quindi, non essendo il sacerdote vincolato all'esecuzione della giovenca rossa, il sacrificio del Cristo, anche se fu fatto dai romani, ebbe a essere al 100% legittimo. Ora però, secondo Numeri 19, i sacerdoti erano vincolati a presenziare il sacrificio. Ed anche qui la profezia si è adempiuta in maniera più che precisa. Ciò dal momento che i principali sacerdoti presenziarono il sacrificio di Gesù, dove fra l'altro ebbero anche a deriderlo. Vedi Matteo 27:41 e i riferimenti. In Numeri 19:4 leggiamo quanto segue: e prenda il sacerdote Eleazzaro del sangue di essa col suo dito e ne spruzzi verso la parte anteriore del tabernacolo della convenienza 7 volte. In questo passaggio biblico notiamo come viene posto l'accento su più contesti. Uno di questi voleva che il sangue della giovenca rossa dovesse essere spruzzato 7 volte, un altro voleva che ciò venisse fatto verso il tabernacolo e un altro ancora implicava che il sacerdote riguardasse al tabernacolo. Ma adesso vogliamo soffermarci sul fatto che il sangue doveva essere spruzzato 7 volte, né una di più né una di meno. Questa azione nasconde molti misteri. Due di questi sono i seguenti: 7 volte in onore a ogni giorno della settimana della creazione che, come noto a tutti, furono contaminati dal peccato introdotto dai nostri progenitori, Adamo ed Eva, quindi resi impuri e perciò squalificati. L'altro mistero è analogo. Esso riguarda la purificazione di ogni millennio che durerà la vita sulla terra, e cioè 7000 anni, di questo ne abbiamo parlato abbondantemente in alcuni nostri video. A questo punto preme illustrare all'ascoltatore in che modo questa profezia contenuta in Numeri 19 fu concretizzata. Ebbene, con grande meraviglia, la scrittura ci dice che a compiere questa aspersione dettata dall'ordinanza di Numeri 19, nello specifico il verso 4, ci penserà direttamente il Messia crocifisso. E la domanda del milione è: in che modo lo fece? Per trovare la risposta non dobbiamo far altro che esaminare passo dopo passo tutto il tragitto della passione e contemporaneamente ovviamente puntare i nostri riflettori sulle profezie bibliche veterotestamentari che, come abbiamo potuto vedere, l'abbiamo già fatto, ragion per cui non ci rimane che fossilizzarci sulla passione del Cristo e quindi vogliamo rivolgerci ai Vangeli partendo da Luca 22:44, dove possiamo trovare la prima aspersione, la quale è avvenuta nell'orto del Getsemani. La seconda aspersione la troviamo in Luca 22 verso 63 a 65, dove il Signore Gesù viene brutalmente percosso dal Sinedrio. La terza aspersione la troviamo in Giovanni 19 verso 1, dove Gesù fu flagellato dai Romani, che fra l'altro, a differenza della flagellazione giudaica, quest'ultima non prevedeva il limite imposto dalla legge giudaica di 40 colpi, vedi Deuteronomio 25:3, ragion per cui la flagellazione del Signore Gesù fu senza esclusione di colpi. Quindi un altissimo numero di percosse gli furono scagliate addosso, senza alcuna pietà, fino a non farlo più rassomigliare a una persona, a tal punto che riguardare alla crocifissione del Cristo diventa impossibile. E quando la vediamo rappresentata davanti ai nostri occhi, generalmente, se ci fate caso, tendiamo ad abbassare gli occhi per non guardare una scena così drammatica, così come è stato profetizzato in Isaia 53 verso 3, dove leggiamo che davanti a tale immagine
ci si nasconde la faccia, già pur di non guardare. La quarta aspersione la troviamo in Giovanni 19:2, dove il Signore fu coronato con una corona di spine. La quinta aspersione la troviamo in Giovanni 19:18, dove gli vengono impiantati i chiodi nelle mani. La sesta aspersione la troviamo in Giovanni 19:18, dove gli vengono impiantati i chiodi nei piedi. E infine l'ultima, la settima aspersione. Essa la troviamo in Giovanni 19:34, dove gli fu forato il costato. E con quest'ultima aspersione, la profezia di Numeri 19:4 è stata perfettamente adempiuta. E a questo punto, anche se non abbiamo terminato, con grande voce e grande commozione possiamo esclamare quanto scritto in Giovanni 3:16, dove leggiamo: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che Egli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Prima di concludere col tema delle sette aspersioni, desideriamo condividervi un passo sito in Proverbi 6, verso 16, dove leggiamo quanto segue. Il Signore odia queste sei cose, anzi, queste sette sono cosa abominevole all'anima sua. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono il sangue innocente, il cuore che divisa pensieri di iniquità, i piedi che si affrettano per correre al male, il falso testimonio che sbocca menzogne, è colui che commette contese fra fratelli. E Gesù ci ha liberato da tutte queste condotte peccaminose che ci separavano dal Padre con siffatte sette aspersioni, ratificando il tutto sia con la sua morte, ma anche con la sua risurrezione. Pertanto sia resa gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Amen. Sempre in Numeri 19:4 leggiamo nuovamente: e prenda il sacerdote Eleazaro del sangue di essa col suo dito e spruzzine verso la parte anteriore del tabernacolo della convenenza sette volte. Questa volta, a differenza di prima, ci soffermeremo sul fatto che il sacerdote doveva guardare verso il tabernacolo della convenienza. D'altronde la dicitura spruzzine verso la parte anteriore del tabernacolo della convenienza comportava che il sacerdote osservasse il tabernacolo stesso. Inoltre, bisogna aggiungere che la cortina del tabernacolo doveva essere aperta nel momento del sacrificio. Pertanto ci troviamo davanti a due profezie che devono essere adempiute dalla maestà del Signore. Le vogliamo ripetere per aiutare l'ascoltatore. Prima profezia: i sacerdoti dovevano guardare verso il Tempio. Seconda profezia: la cortina del Tempio doveva essere aperta. A questo punto la domanda del milione è la seguente: come poteva succedere tutto ciò dal momento in cui i principali sacerdoti erano intenti a presenziare il sacrificio del Cristo? Ebbene, a questo ci pensò il Padre, che mandò un terremoto tremendo, il quale fece cadere quel grande masso del peso di 30 tonnellate che si trovava sopra la cortina del Tempio e che separava il luogo santo dal luogo santissimo. In questo modo non solo squarciò la cortina, ma allo stesso tempo attirò l'attenzione dei sacerdoti, facendo così che guardassero non solo verso il Tempio, ma addirittura verso l'interno del luogo santissimo, il quale era rimasto sprovvisto della protezione della cortina. Così come lo troviamo descritto in Matteo 27:51, dove leggiamo: ed ecco la cortina del Tempio si fende in due, da cima a fondo, e la terra tremò e le pietre si schiantarono. Ebbene, anche questa profezia si compì in modo mirabile. E come già detto, per coloro che sono atei e dicono che le profezie si compiono perché c'è qualcuno che si preoccupa di questo, la profezia appena adempiuta sotto i nostri occhi non era in potere di farla compiere da nessuno. Ma fu il Dio vivente a realizzarla, dimostrando così
che c'è un Dio e che molto presto giudicherà tutto il mondo, ivi compresi gli atei, i finti religiosi, gli ipocriti, i carnali, i codardi, cioè quelli che non annunciano la verità dell'Evangelo, eccetera. Quanto è grande il Dio. In Numeri 19:5 leggiamo un'altra profezia che desta tutta la mirabile gloria nonché la potenza del nostro Dio. Vogliamo leggerla insieme. Numeri 19:5. Poi brucisi quella giovenca davanti agli occhi di esso. Brucisi la sua pelle, la sua carne, il suo sangue insieme col suo sterco. Come già detto, il tutto doveva essere compiuto davanti ai sacerdoti e, come già visto, si è perfettamente compiuto. Per ulteriori conferme puoi leggere il già citato passo di Matteo 27:41 e riferimenti, dove viene specificato che i principali sacerdoti si trovavano a presenziare e anche a schernire il Signore della Gloria, che essi avevano condannato pur sapendo che fosse un giusto. La seconda parte del verso pone enfasi sul fatto che la giovenca rossa doveva essere bruciata tutta quanta intera, senza essere sezionata o divisa. Non possiamo ora soffermarci su tutta la parte sacrificale contenuta soprattutto nel libro del Levitico per motivi di tempo, ma comunque vi accenniamo che quasi sempre i sacrifici venivano divisi sia con il loro interiore e sia con alcune parti del corpo, tranne che in alcuni casi, come appunto il caso della giovenca rossa, ragion per cui il Signore Gesù non doveva assolutamente essere toccato, nel senso che nessun osso suo doveva essere spezzato, come altresì viene precisato nel sacrificio dell'agnello pasquale. Nessun arto doveva essere rimosso e ancor meno le sue interiori non dovevano essere tolte, in quanto se ciò fosse accaduto sarebbe stato squalificato nell'immediato, dando così la vittoria a Satana e quindi dandogli la possibilità di portarsi tutte le anime all'inferno insieme a lui e per sempre. A questo punto della seduta possiamo iniziare a carpire quanto era immensa la battaglia fra il bene e il male che si stava portando a termine in quel momento. Ci si stava praticamente giocando tutto, sia la nostra vita eterna e sia la potenza e quindi la credibilità dell'Iddio vivente. Ed ecco qui che Satana si era visto sconfitto ora una volta, ora un'altra. Pertanto, sconfitta dopo sconfitta, si era visto abbattere fino al punto che ormai la guerra stava per giungere al suo stadio finale e lui sarebbe stato eliminato definitivamente. Ed è in questo momento, quando il sacrificio del Cristo viene portato a termine e il Signore Gesù rimette lo Spirito al Padre, che Satana prova una delle sue ultime opportunità per cercare di vincere la guerra. Vogliamo leggere insieme quello che è successo direttamente da Giovanni 19:31. Leggiamo. Ora i giudei pregarono Pilato che si fiaccassero loro le gambe e che si togliessero via, a ciò che i corpi non restassero in sulla croce nel sabato, perciò che era la preparazione e quel giorno del sabato era un grande giorno. Bene, come già detto, era uno degli ultimi tentativi del nemico per invalidare il sacrificio del Cristo. Se quelle gambe fossero state tagliate, il sacrificio della giovenca rossa sarebbe stato invalidato e noi a quest'ora non saremmo stati qui a parlarne. Ma lode e gloria siano rese all'Iddio vivente e onnipotente che, malgrado il Satanasso sia potente, il Dio è l'onnipotente. Ed è l'unico a essere onni, ragion per cui in Giovanni 19:33 leggiamo la grande e meravigliosa notizia. Leggiamolo insieme. Ma essendo venuti a Gesù, come videro che egli era già morto, non gli fiaccarono le gambe. Ed ecco qui che anche questa profezia si è perfettamente adempiuta ed il Cristo ha quasi completato la profezia della giovenca rossa. Diciamo quasi, in quanto c'è ancora dell'altro da compiere, ma andiamo piano perché ci vuole del tempo per rappresentare tutto quanto. Arrivati a questo punto,
l'ascoltatore esperto nelle sacre scritture, forse si aspetta che l'esposizione dei fatti continui in modo cronologico. Purtroppo non è possibile farlo, ciò in quanto se si esporrebbero i versi di Numeri 19 in modo sequenziale ci farebbe saltare l'ordine temporale dei fatti nei confronti della passione, viceversa, cioè se si cercasse di seguire la cronologia dei fatti della passione si andrebbe a stravolgere la successione dei versi di Numeri 19. Inoltre si andrebbe incontro ad altre problematiche, ragion per cui non si terrà conto della cronologia dei fatti, tanto più che anche nella stessa Bibbia la maggior parte delle volte non si tiene minimamente conto del discorso cronologico, ovviamente come discorso generale e comunque non sempre. Dopo questa doverosa parentesi, possiamo ora proseguire e vogliamo indietreggiare di due versi, pertanto torneremo nuovamente in Numeri 19 verso 2, dove, come abbiamo già letto, appunto lo vogliamo rileggere: di ai figli di Israele che ti adducano una giovenca rossa intera senza difetto, la quale non abbia ancora portato giogo. In questo passo vogliamo soffermarci sul fatto che la giovenca rossa non doveva aver mai portato nessun giogo. Se così fosse avvenuto, ciò avrebbe invalidato il sacrificio espiatorio sia per il peccato che per la purificazione. Ora, prima di inoltrarci in questo tema, vogliamo fare una premessa. Parlare di questo aspetto in maniera dettagliata richiederebbe più di un'ora, forse anche due. E questo purtroppo non possiamo farlo perché, insomma, bisognerebbe partire da Neemia capitolo 3 per spiegare al dettaglio tutte le porte di Gerusalemme, le loro funzioni, il loro significato spirituale e soprattutto il loro contenuto profetico. Quindi potete immaginare il lavoro e l'investimento di tempo che ciò richiederebbe, ragion per cui faremo un semplice e brevissimo accenno più che pragmatico. Come noto a tutti, nell'ultima settimana della Passione Gesù entrerà a Gerusalemme per il tramite di una porta. D'altronde era l'unica forma per accedervi. Ricordate che le città erano tutte muragliate. Ora sappiamo che la porta che utilizzò fu la porta dorata, conosciuta altresì come la porta d'Oriente, la quale si trovava davanti al Tempio, sul lato est. Attenzione, questo è importante. Ora, in Ezechiele 44, verso 1 e 2, leggiamo che questa porta sarebbe stata chiusa a causa o a seguito del passaggio del Messia, questo fino al suo ritorno. E qui nascono una infinità di fraintendimenti a causa dell'attuale porta d'Oriente, attenzione, che come ha detto profeticamente Ezechiele sarebbe stata chiusa, ed effettivamente lo è. Ma, c'è un ma, quello che non viene detto è che in realtà, molto probabilmente, per carità, quella di oggi non sarebbe la vera porta d'Oriente. Ciò in quanto quella vera si troverebbe al di sotto di quella che oggi troviamo lì, che ovviamente anche essa è sigillata, come dice la profezia di Ezechiele 44, 1 e 2. Le profezie si compiono sempre. Al di là poi di quello che può succedere intorno, ma le profezie si compiono sempre. E vogliamo precisare su quest'ultima notizia che vi abbiamo dato, che la vera porta d'Oriente si troverebbe sotto quella che oggi si vede. Questa notizia non l'abbiamo tirata fuori dal nulla. Infatti qualsiasi studioso di queste tematiche conosce benissimo che fu un famoso professore dell'Università di Gerusalemme, quindi neanche qualsiasi università, a fare la scoperta, portando anche del materiale fotografico in merito a un ritrovamento avvenuto per caso, dove una frana lo ha catapultato al di sotto del terreno adiacente al sito archeologico già menzionato, ma che purtroppo, come sappiamo tutti quelli che seguono queste tematiche, a causa della presenza musulmana sul sito non sono state possibili ulteriori investigazioni. Questo è un classico. Ecco uno dei perché della poca pubblicità su questa tematica. Ad ogni modo, il materiale fotografico prodotto dal professore, anche se è molto scarso, ma a questo ci possiamo aggiungere la storia delle mura stesse e della città di Gerusalemme, le profezie bibliche e molto altro, tutto questo fanno pensare a molti, non siamo i soli a pensarlo, che sia proprio così.
anche se ovviamente come sempre ci sono degli oppositori, ci mancherebbe. Infatti abbiamo messo tutto, diciamo, sulla teoria e non su un fatto reale e concreto già valutato. Per carità, quello che è giusto è giusto. Ma questa comunque è un'altra storia e comunque dobbiamo andare avanti perché il tempo stringe. Come abbiamo detto, saremo più che pragmatici in questo punto. Ora torniamo al tema. Quando il Signore Gesù esce dal palazzo per essere portato nel Golgota, doveva uscire da Gerusalemme sempre sul lato est della città per essere crocifisso, anche perché il Golgota si trovava da quella parte e questo è tassativo. A questo punto, attenzione, rimangono due opzioni, qui stiamo sul tassativo, rimangono due opzioni per quanto riguarda la fuoriuscita. Ricordiamo che le città erano ammuragliate, quindi bisognava uscire attraverso una porta, a meno che non saltavi le mura, ma insomma è una barzelletta questa. Quindi bisognava uscire per una porta e le due opzioni erano le seguenti. Una era quella di uscire per la porta dove era entrato, quindi la porta dorata, o la porta d'oriente. Le due sono la stessa porta, cambiano i nomi, ma sono la stessa porta. L'altra opzione era quella di uscire per la porta di ispezione, la quale era posizionata leggermente più in alto, quindi più al nord, ma di poco, conosciuta altresì come la porta del giudizio o sorveglianza, in ebraico Mifgat. Entrambe queste porte si trovavano davanti al tempio. Ora, per quanto riguarda la porta dei cavalli, essa è da escludersi per motivi inospiegabili a causa del tempo, la quale si trovava molto più in basso, ma molto più in basso. A questo punto possiamo dire che Gesù sarebbe dovuto passare categoricamente per la porta detta Mifgat, quindi la porta di sorveglianza o di giudizio, oppure di ispezione, che fra l'altro era la porta che veniva utilizzata anche per ispezionare e o contare le pecore, le persone e altro. Vi dice niente questo? A questo punto possiamo tornare sulla nostra profezia che, come già detto, la giovenca rossa non doveva portare assolutamente nessun giogo, pena la squalifica immediata. Se ricordate bene, quando Gesù veniva menato verso il Golgota, a un certo punto entra in scena un certo personaggio di nome Simone di Cirenaica, vedi Matteo 27:32. Ed ecco qui il miracolo dei miracoli. Ma andiamo piano, perché dobbiamo far capire bene all'ascoltatore. In Matteo 27:31, quindi il verso precedente, leggiamo che Gesù fu vestito dai soldati per essere menato alla crocifissione. E nel verso 32, quindi il verso dopo, leggiamo che uscendo trovarono Simone, ragione per cui è chiaro che si trovavano ancora dentro della città, quindi dentro le mura. Anche perché per uscire bisognava passare, come già detto, lo ripetiamo, per una porta. Sappiamo altresì che per un piccolo tratto il Signore portò la croce, vedi Giovanni 19:17. Ma una cosa non doveva succedere, questo in virtù di numeri, che Gesù non poteva passare la porta del censimento, detta anche del giudizio o dell'ispezione, dove si ispezionavano le pecore che passavano, si contavano, si numeravano le persone, eccetera eccetera, non poteva passare per quella porta se fosse trovato con un giogo, il quale sarebbe stato ispezionato, censito, contato, giudicato impuro. Ma doveva essere ispezionato, censito, contato, giudicato puro, non impuro. Attenzione! E se questo fosse avvenuto, se Gesù fosse trovato impuro, se fosse stato contato impuro, giudicato impuro, il sacrificio sulla croce sarebbe stato invalidato e Satana avrebbe vinto. Ebbene, Matteo 27:32 è più che delucidante in merito. Simone il Cireneo portò la croce del Signore, quindi prese il giogo che non doveva trovarsi sulla giovenca rossa, divenendo così questo Simone il Cireneo lo strumento utilizzato dal Padre per validare ancora una volta il sacrificio del Cristo profetizzato appunto dal passo della giovenca rossa.
Come vedete, quante verità si nascondono solamente dietro a un passo della Bibbia? E pensare che questo è solo un capitolo? Proviamo a immaginarci quanti misteri si nascondono dietro a tutti i capitoli della Bibbia. Mille vite non basterebbero per conoscerli tutti. Ecco perché la parola di Dio è infinita. Dopo decenni, decenni, decenni di investigazione, ancora devi iniziare. Gloria a Dio. E poi mi vengono a dire che non c'è Dio, o che la fede è cieca, o che credere non ha alcun fondamento logico o razionale. Ma per cortesia, investighiamo la verità e pieghiamo le nostre ginocchia al Padre nel nome di Gesù. E non nel nome di un idolo come Maria, Bartolomeo, mettici chi vuoi. Tutta la Bibbia è cristocentrica. Lasciamo stare gli idoli. E soprattutto, o insieme, l'ateismo. I due camminano di pari consentimento. A questo punto possiamo passare a un'altra profezia contenuta nel verso 3 appunto di Numeri 19, dove leggiamo: e datela al sacerdote Eleazzaro, ed esso la meni fuori del campo e la faccia scannare in sua presenza. La giovenca rossa era l'unico sacrificio che, a differenza degli altri, doveva essere scannato totalmente fuori dal campo e non dentro il tabernacolo o il tempio, che poi andò a sostituirlo. Quindi anche fuori dalle mura, questo è importante. In caso contrario, il sacrificio non sarebbe stato valido. Ecco perché lo troviamo descritto nel libro di Numeri, piuttosto che nel libro dei sacrifici, cioè Levitico. Pertanto Gesù doveva essere scannato fuori dalle mura. Ecco perché Satana ha fatto sì che fosse flagellato dai Romani. Perché? Perché i Romani, come già detto, flagellavano senza esclusione di colpi. Di conseguenza, Satana lo voleva uccidere lì. Ma non ci è riuscito. E voleva anche sezionarlo, dividerlo. Ma non ci è riuscito. Considerate una cosa molto importante, che spesso nell'Antico Testamento, nel Levitico, il sacrificio doveva essere diviso. Come abbiamo detto, la giovenca rossa non doveva essere divisa, e nella divisione al sacrificio gli venivano tolte le interiora, e le interiora venivano bruciate sull'altare dentro il tabernacolo, mentre invece il resto del corpo veniva portato fuori. Ora attenzione, perché questo non doveva succedere col Cristo. E fu proprio questo che cercò di fare Satana, ovvero nella flagellazione cercò di togliergli le interiora. Questo lo sappiamo anche dalla storia. Infatti sappiamo che nella flagellazione spesso alla persona flagellata gli cadevano le interiora e morivano lì sul posto. Quante cose ci sono scritte nella parola di Dio che sfuggono con molta facilità, ma lo Spirito Santo ci vuole guidare a porre mente su ogni piccolo passo, per quanto possa sembrare piccolo, che in verità nulla è piccolo della parola di Dio, ma tutto è infinito. Ma come abbiamo detto, tutto questo non è successo e la profezia del Cristo si è perfettamente adempiuta, perché egli fu portato fuori e fu sacrificato fuori, così come prevedeva la profezia, che ripetiamo è una profezia vera e propria che il Cristo sta compiendo, come stiamo vedendo. E quindi il fatto che il Cristo sia stato crocifisso fuori dalle mura di Gerusalemme lo sanno tutti quanti, anche i bambini della scuola domenicale. Gloria a Dio. Arrivati a questo punto possiamo passare al verso 6, dove leggiamo quanto segue: poi prende il sacerdote del legno di cedro, dell'issopo e dello scarlato, e getti quelle cose in mezzo del fuoco, nel quale si brucerà la giovenca. In questo verso ci vengono presentati tre elementi. Il primo è il legno di cedro, il secondo è l'issopo, il terzo lo scarlato. Ora, se noi andiamo nel Vangelo di Giovanni 19, capitolo 19, verso 29, leggiamo quanto segue: or quivi era posto un vaso pieno d'aceto. Coloro dunque, empita di quell'aceto una spugna e posta intorno a dell'issopo, gliela porsero alla bocca.
Bene, perché il sacrificio profetizzato della Giovenca Rossa non venisse invalidato, doveva per forza di cose concretizzarsi il comandamento dei tre elementi appena elencati, dei quali uno di questi era appunto quello dell'issopo, che, come abbiamo potuto vedere direttamente dalla testimonianza resaci dalla scrittura, si è perfettamente adempiuto. Ma anche qui andiamo piano, perché c'è dell'altro. Come già detto più volte, non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che il serpente antico stesse lì buono e tranquillo a guardare il tutto senza macchinare ora un intrigo, ora un raggiro per invalidare appunto il sacrificio e così prendersi sia il bottino, che ricordiamo erano le nostre anime, e così anche la vittoria sul Signore. Pertanto ancora una volta lo ritroviamo in uno dei suoi numerosissimi intenti di invalidare il sacrificio del Cristo. Vogliamo leggere Marco 15, 23. Egli diedero da bere del vino condito con mirra, ma egli non lo prese. Attenzione a questa frase, egli non lo prese. Ecco qui la macchinazione del serpente antico: di far bere il maestro prima della crocifissione, il che avrebbe invalidato tutto il sacrificio. Ciò dal momento in cui il comandamento di Numeri 19 verso 6 era più che chiaro. Esso recitava: getti quelle cose in mezzo del fuoco, e cioè durante il sacrificio e non prima e neanche dopo. E grazie siano resi a Dio, perché è scritto che il Signore non lo prese. Ma macchinazione dopo macchinazione, il serpente antico non finisce qui, in quanto subito dopo, questo in Matteo 27, i versi 48 e 49, leggiamo quanto segue. E in quello istante uno di loro corse e prese una spugna e l'empì d'aceto e, messala intorno ad una canna, gli diede da bere. Ma gli altri gli dicevano: lascia, vediamo se Elia verrà a salvarlo. Ora, subito dopo, leggiamo che rendé lo spirito. Quindi, attenzione, perché tutto ciò appena letto in Matteo 27, 48, 49 combacia perfettamente con Giovanni 19, 29, che anche lì, dopo aver bevuto, questo quello che andava fatto, secondo la legge di Numeri 19, dopo aver bevuto la bevanda posta sull'issopo, rendé lo spirito. Quindi in Matteo 27, 48, 49 si tratta della bevanda giusta, che, essendo appunto quella che doveva ricevere tramite l'issopo per adempiere il comandamento appunto di Numeri 19, 6, Satana non voleva assolutamente che quella bevanda gli venisse data. Ed ecco che in Matteo 27, 49 leggiamo di come Satana si scaglia con tutte le sue forze, aizzando i soldati contro colui che gli porse la bevanda al Cristo per il tramite dell'issopo. E gli dicono: lascia! Ma subito dopo aggiungono: vediamo se Elia verrà a salvarlo. Quindi non solo gli dicono lascia, ma attenzione, gli stuzzicano la curiosità con la scusa di Elia. Ciò per aumentare l'incisività della richiesta diabolica sul fatto di togliere immediatamente quella bevanda e così invalidare il sacrificio perfetto. Ma anche qui gloria e onore siano resi al Cristo vivente per le parole che troviamo in Giovanni 19:30, dove leggiamo: quando dunque Gesù ebbe preso l'aceto, disse: ogni cosa è compiuta. Quindi il Cristo prese l'aceto per il tramite dell'issopo. Vedi il verso 29. E allora, dopo aver sconfitto ancora una volta il Satanasso, poté affermare con forza e onore che ogni cosa era compiuta. Quale santo mai si può vantare di tale primato e chi mai può pretendere di intercedere come mediatore fra il Padre e gli uomini, se non che il Cristo morto e risorto per i nostri peccati? Fatti 4:12, 1 Timoteo 2:5, Ebrei 7:25. Ai di coloro che antepongono o affiancano altre figure, come Maria e tanti altri, all'unto del Padre,
Per questi l'inferno, dice la scrittura, è garantito. Attenzione, non lo diciamo noi, è Gesù stesso a dirlo in tutta la sua parola. Finito con l'issopo, possiamo ora passare al legno di cedro, presente sempre nel comandamento di Numeri 19:6. E a questo punto possiamo anche immaginare di che legno fosse realizzata la croce. Senza ombra di dubbio, di legno di cedro. Infine non ci rimane che trattare l'argomento sullo scarlatto. In Matteo 27:28 leggiamo che la tunica del maestro era di color scarlatto e in Giovanni 19:24 la troviamo nel bel mezzo del sacrificio. Ed anche questa profezia si stava perfettamente concretizzando, ma attenzione, ma a qualcuno non andava bene. E possiamo immaginare di chi stiamo parlando. Ovviamente il Satanasso, il quale ancora una volta cercherà di mandare tutto all'aria. Come? Nella seguente maniera. Vogliamo leggerlo direttamente da Giovanni 19:24. Leggiamo. Ora la tonica era senza cucitura, tessuta tutta di lungo fin da capo, onde si dissero gli uni gli altri: non la stracciamo, ma tiriamo nelle sorti, a cui ella ha da essere, a ciò che si adempisse la scrittura che dice: hanno spartiti fra loro i miei panni e hanno tratta la sorte sopra la mia vesta. I soldati adunque fecero queste cose. In Numeri 19:6 non troviamo precisato che lo scarlatto dovesse essere gettato a pezzi. Attenzione, quando questo succede nella scrittura sappiamo che ciò è ovvio, che questo non doveva essere fatto. Inoltre conosciamo perfettamente tutta la procedura di questo sacrificio, che ovviamente non ne possiamo parlare ora qui per motivi di tempo. Pertanto, se la tonica di color scarlatto del Messia fosse stata stracciata, anche questo avrebbe invalidato sia il sacrificio e sia il Cristo come sommo sacerdote. Ricordate ciò dal momento in cui, come abbiamo visto in precedenza, nel libro di Levitico 21:10, dove veniva dichiarato il diniego totale tassativo del sommo sacerdote, che non poteva assolutamente appunto stracciarsi le vestimenta. E come abbiamo già visto sempre precedentemente, il sommo sacerdote temporaneo era stato squalificato davanti al sommo sacerdote eterno, il Cristo Re, con la lacerazione delle proprie vesti sacre. Ragion per cui il vero sommo sacerdote eterno non doveva assolutamente permettere che la sua tonica di color scarlatto venisse stracciata. Ebbene, Giovanni 19:24 è più che incisivo nel dichiararci che ciò non è avvenuto. Ed anche questa volta il tentativo del serpente antico è stato invalidato, validando così ancora una volta il sacrificio profetizzato della giovenca rossa e portato a termine, come già detto, lo ripetiamo, dal Cristo vivente. E ancora una volta vogliamo dire, poi ci vengono a dire che non c'è il Dio, con tanta testimonianza che ci rende la scrittura. Ma andiamo avanti. Giunti a questo punto della seduta, possiamo finalmente passare alla valutazione di Numeri 19:9, dove leggiamo quanto segue. E raccolga un uomo netto la cenere della giovenca e ripongala fuori del campo, in un luogo netto, e sia quella cenere guardata per la raunanza dei figli di Israele, per farne l'acqua di purificazione. Quello è un sacrificio per il peccato. Quindi la giovenca rossa purifica e toglie il peccato. Il primo comandamento che salta all'occhio in questo passo è quello che riguarda la purità di chi doveva raccogliere le ceneri, ovvero non doveva essere un impuro, quindi un empio, un pagano o un miscredente, piuttosto doveva essere un credente e un seguace dell'Iddio vivente. In caso contrario, il sacrificio sarebbe stato invalidato, ragion per cui se fossero stati i soldati romani, come era logico che fosse, a togliere il corpo del Signore Gesù dalla croce, tutto il sacrificio sarebbe stato inutile in quanto invalidato. Pertanto, alla luce di quanto letto, non ci rimane che constatare come andarono le cose
e verificare se si concretizzò quanto profetizzato da Numeri 19:9. E a gettare luce su questa tematica ci pensa Giovanni 19, versi 38 a 40, dove leggiamo: dopo queste cose, Giuseppe da Arimatea, il quale era discepolo di Gesù, ma occulto, per tema dei giudei questo, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che al principio era venuto a Gesù di notte, portando intorno a 100 libbre di una composizione di mirra e d'aloe. Essi presero il corpo di Gesù e l'involsero in lenzuoli con quegli aromi secondo l'usanza dei giudei di imbalsamare. Ebbene, cari amici in ascolto, anche questa profezia si è perfettamente concretizzata e Gesù ha dimostrato chiaramente e senza ombra di dubbio di essere il sacrificio perfetto di Dio, adempiendo tutti i requisiti della legge. In Numeri 19:9 leggiamo che il secondo requisito della giovenca rossa riguardava il fatto che essa doveva essere sacrificata fuori dal campo, quindi fuori dalle mura di Gerusalemme. E senza ombra di dubbio, come abbiamo già detto, ma lo vogliamo ripetere, tutto il mondo sa che la crocifissione del Messia è avvenuta sul Golgota, il quale, senza ombra di dubbio, si trovava tassativamente proprio fuori dalle mura di Gerusalemme. E anche questo passo si è adempiuto. E infine l'ultimo requisito voleva che le ceneri della giovenca rossa dovessero essere depositate in un luogo netto puro, che dir si voglia. Questo significava che il luogo del deposito non doveva mai essere stato in contatto con un morto, né di animale né di persona, cosa fra l'altro molto difficile da realizzarsi in un cimitero. Questo dal momento in cui anche le tombe dei personaggi più ricchi venivano usate più volte con più morti dei loro proprietari per inserirvi appunto i loro morti. Ma in Giovanni 19:41 osserviamo qualcosa di molto importante. Leggiamolo insieme. Or nel luogo ove egli fu crocifisso vi era un orto, e nell'orto un monumento nuovo ove nessuno vi era stato ancora posto. E ancora una volta è stata perfettamente adempiuta la richiesta di Numeri 19:9, dimostrando ulteriormente che Gesù era ed è il Messia che doveva venire ed è venuto, e non ve n'è un altro che dobbiamo aspettare. Infine giungiamo all'ultimo punto da trattare, e cioè Numeri 19:12. Leggiamolo. Si purifichi al terzo giorno con quell'acqua, e al settimo giorno sarà netto, ma se egli non si sarà purificato al terzo giorno, neanche sarà netto al settimo. Se ricordate bene, quando abbiamo letto tutto il passaggio biblico, dopo essere stato bruciato l'olocausto, bisognava ridurlo in cenere, e questa doveva essere depositata in un luogo puro, per un periodo di tempo di 3 giorni, ricordate? Né uno di più né uno di meno. Solo successivamente sarebbe stato possibile tirare fuori quelle ceneri, quindi dopo i 3 giorni, attenzione, non prima. E a quel punto bisognava mischiarle con dell'acqua viva per poi poter cospargerla sulle persone e così renderle pure. E anche questa profezia si concretizzò. E questo requisito fu portato a termine perfettamente da parte del Signore Gesù. E questo passo, questa verità, questa concretizzazione non ha bisogno di presentazione. Ciò dal momento in cui anche le pietre sanno che Gesù il Cristo è risorto il terzo giorno, purificando chiunque creda in Lui, e così possa ottenere la vita eterna per il tramite della sua morte e della sua risurrezione. Attenzione! E con questo, cari amici in ascolto, dobbiamo giungere alla conclusione della presente seduta. Come si dice, il tempo è tiranno e ancora dobbiamo dire dell'altro. Quindi andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere con questo capitolo per poi passare al prossimo ed ultimo.
Ovviamente sappiamo, siamo consci che da dire ce ne sarebbe ancora molto, come ad esempio potremmo parlare e spiegare meglio il verso appena trattato, che poi fra l'altro viene anche riproposto nuovamente nel verso 19, ma questo richiederebbe almeno un'ora di tempo, in quanto dovremmo arrivare, pensate, addirittura a parlare dei 70 anni della storia che sono andati persi e molte altre cose. Pertanto giungiamo qui con questa parte della seduta e ora vogliamo passare all'ultima parte, dove tratteremo l'interazione fra il terzo tempio di Gerusalemme e la Giovenca Rossa pronta per esservi sacrificata. Diverso tempo fa abbiamo fatto un video intitolato Patto della fine, terzo tempio di Gerusalemme, ritorno Cristo, rapimento Chiesa, 70 settimane di Daniele. Ivi trattiamo diverse profezie, fra cui anche quella della ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme, dove ci avvaliamo sia del supporto dei telegiornali nazionali che internazionali, i quali ci mostrano i preparativi che sono in piedi da diversi anni per la concretizzazione di questo evento epocale, che, come ben noto a tutti gli studiosi delle profezie bibliche, è stato profetizzato dalla Bibbia ripetutamente. Pertanto non sarà necessario tornarci su nuovamente. Se siete interessati potete visionarlo, si trova nel nostro canale di YouTube. L'unica cosa che desideriamo dirvi è che praticamente è tutto pronto, ad eccezione di qualche veramente piccolo dettaglio, ma risolvibile durante il processo della ricostruzione. Esiste anche un sito ufficiale dove potete trovare tutte le informazioni in merito, di seguito ve lo trasmettiamo: www.tempelinstitute.org. Detto ciò, vogliamo passare al nostro soggetto e così accingerci alla chiusura della seduta. Come abbiamo già detto, succeda quello che succeda, nulla mai impedirà la ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme. Ciò dal momento in cui l'ha detto l'Eterno, e quello che dice l'Eterno Dio Adonai Elohim si compie, punto e basta. Vedi ad esempio Israele. Il Signore ha detto: mai nessuno distruggerà il mio popolo, anche se lui lo castiga, ma tu non ti intromettere, piuttosto prega per lui e amalo. E cerca di aiutarlo in tutto e per tutto, perché è comandamento del Signore. Quindi, se un ebreo ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, e allora sarai benedetto, perché così comanda il Signore in Genesi 12:3 e riferimento. Questo non ci impedisce di aiutare anche gli altri, perché noi amiamo e aiutiamo tutti. Ma come amiamo e aiutiamo principalmente la nostra famiglia, nostra moglie, il marito, i genitori, i figli, questo non ci impedisce anche di amare gli altri. E così è per le cose del Signore. E a tal proposito, su Israele, che guai chi lo tocca, il Signore ebbe a dire di Israele: chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. Zaccaria 2,8. Attenzione, qui sta parlando di Israele. Moltissimi, per non dire tutti, attribuiscono questa frase alla Chiesa, ma questo si chiama tagliare male la parola di Dio, concedetecelo, lo diciamo con rispetto ma con franchezza. Vedi, la Chiesa, essendo la superna delle vocazioni, vedi Filippesi 3,14, non è l'occhio di Dio, ma è il sangue dell'agnello. Quindi, non essendo l'occhio di Dio, è la vita stessa di Dio, ciò dal momento in cui questa è stata acquistata, ovvero Dio ha versato il suo sangue per acquistare la Chiesa. Vedi Fatti degli Apostoli, capitolo 20, verso 28. E questo vale molto di più dell'occhio di Dio. Quindi di nuovo vi diciamo, tagliamo bene la parola di Dio e cerchiamo di riflettere i passi biblici che stiamo leggendo, a chi sono indirizzati, se a Israele, se alla Chiesa, se all'Empio, se all'Apostata, se al mondo, eccetera. Quindi Israele è popolo di Dio e chi tocca Israele tocca la pupilla dell'occhio di Dio. Prova a metterti il dito dentro la pupilla del tuo occhio, vedi cosa succede. La stessa cosa succede al Signore quando vede che qualcuno fa del male al suo popolo. Noi abbiamo il comandamento di benedire Israele, di aiutare Israele e di aiutare tutti quanti gli ebrei. È un comandamento e se sei un cristiano sei obbligato.
prima di tutto per amore, ma poi l'amore non annulla il comandamento. Se sei un cristiano, se poi non lo sei, attenzione, perché stai toccando l'occhio e la pupilla del Signore. Quindi nessuno potrà mai impedire questo e potrà mai distruggere Israele. Pertanto, essendo Israele la pupilla dell'occhio di Dio, mai nessuno potrà distruggerlo. Ora, il fatto stesso che Dio abbia detto che mai nessuno sarebbe riuscito a distruggere Israele, già di per sé implica una profezia, fateci caso, e cioè che molti ci avrebbero provato, e questo lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Pertanto, anche questa profezia si è adempiuta. Ma è altresì vero che, nonostante tutti gli sforzi che si possano fare per questo macabro e satanico affaraccio, concedeteci questo termine, mai nessuno ci riuscirà, perché la parola di Dio è sì ed è amen. Pertanto possiamo dormire su 7 cuscini che la cosa di Dio si compirà e non si compirà la macchinazione che molti vorrebbero vedere compiuta, ma che, come già detto, lo ripetiamo, non si compirà. Ora, allo stesso modo avverrà col terzo tempio di Gerusalemme. Esso si ricostruirà. Anche qui possiamo dormire su 7 cuscini. A tal proposito, prenderemo in prestito la parola di un rabbino, il quale ebbe a dire una grande verità, la vogliamo ripetere. Ci abbiamo giusto aggiunto qualcosina del nostro, ma in linea generale è tutta sua questa asserzione meravigliosa. Sentiamo quello che ha detto. Se Dio ci ha donato una nazione con una frontiera e tutto quello che ne consegue, quanto più non ci donerà anche un tempio, anche perché mi sembra molto più difficile riuscire a ottenere una nazione e un territorio in un posto nemico che un appezzamento dentro la nazione che già è nostra, anche se questo terreno si trova in una proprietà nemica. E noi diciamo amen, niente di più vero. Pertanto il terzo tempio si ricostruirà, piaccia a chi piace e dispiace a chi dispiace. Arrivati a questo punto possiamo immergerci completamente nel tema per dirvi: non ci sarà terzo tempio senza giovenca rossa. Come abbiamo potuto vedere all'intro, la giovenca rossa era l'elemento essenziale per la purificazione. Pertanto, senza giovenca rossa, tutto e tutti sono impuri. Ragion per cui anche il terzo tempio di Gerusalemme, se venisse ricostruito, non sarebbe utilizzabile e quindi sarebbe inutile. In poche parole è come se non ci fosse. Pertanto l'unica forma di purificare il futuro tempio di Gerusalemme, attenzione, è quello di sacrificare una giovenca rossa, questo è tassativo nella Torah, la quale non deve avere neppure un solo pelo di color differente. Questo lo diciamo perché gli ebrei, non riconoscendo il Cristo come la giovenca rossa, come il figlio di Dio, stanno aspettando ancora la vacca, che poi non è una vacca, è una giovenca, perché una giovenca giovane, c'ha 2 anni e mezzo circa. Quindi stanno aspettando la mucca, la vacca, quella che esisteva prima, che è la figura del Cristo. Essi non aspettano, diciamo, il Messia che è già venuto, appunto, e si lo rifiutano. E quindi ci dispiace dirlo, ma non hanno la salvezza, anche se sono il popolo di Dio. Noi diciamo sì, sono il popolo di Dio, è vero, ma non per questo hanno la salvezza. Attenzione, la avranno presto, perché saranno ritirati su nuovamente, ma questa è un'altra storia, l'abbiamo già parlato. Ma in questo momento, se chi non ha Gesù non ha la vita, prima Giovanni 5,12, la vita sia solo in Cristo, gloria a Dio. E quindi, non riconoscendo il Cristo, il quale viene rappresentato dalla giovenca rossa, essi stanno aspettando la giovenca rossa, la quale appunto non deve avere neppure un solo pelo di colore differente dal rosso. Quindi deve essere completamente rossa, deve essere perfetta, non deve avere vizi interni e esterni. Deve avere circa 2 anni e mezzo circa d'età, non deve aver portato mai nessun giogo, neppure una coperta. Pensate, basterebbe a squalificarla. E solo allora si potrà sacrificare e bruciare. E con le ceneri, che verranno mescolate con dell'acqua dopo 3 giorni, ricordate tutto quello che ha fatto il Cristo, ma loro lo faranno in un animale, si potrà
allora salire sulla collina del tempio e così cospargere il luogo con quell'acqua attraverso dell'isopo. Ricordate tutto quello che abbiamo detto, e se lo vogliono fare in questo momento con la giovenca rossa, come comanda la Torah, allora e solo allora ci potrà essere il terzo tempio, che ricordiamo Dio permetterà questa ricostruzione, perché l'ha profetizzata e nulla fermerà tutto questo. E quindi tutto questo si compierà perfettamente. Ora, nel nostro video già menzionato, abbiamo detto che le giovenche rosse che sono state sacrificate nella storia variano da 8 a 9, in verità in quel video volevamo dire da 7 a 9, chiedo scusa, abbiamo pensato una cosa, capita che a volte il sottoscritto pensa una cosa e ne dice un'altra, siamo esseri umani e sbagliamo, insomma, no, non sono da 8 a 9, sono da 7 a 9, quindi ci scusiamo per l'errore. Ora, alcuni rabbini, fra cui Richtman, il rabbino responsabile del Temple Institute, che fra l'altro si rifà a Maimonides, attenzione, che Maimonides è uno dei più grandi rabbini di Israele, insomma c'è tutta una storia sulla Torah orale, su tutta la parte sacrificale che spiega Maimonides, che poi soprattutto verrà utilizzato la sua esposizione dei fatti per quanto riguarda la parte sacrificale, insomma c'è tutta una tradizione che viene avanti da millenni, insomma tutta questa parte qui dei rabbini asseriscono che le giovenche rosse che sono state sacrificate da Mosè in poi furono 9, pertanto quella che noi stiamo aspettando sarebbe la decima. Invece altri dicono che le giovenche rosse sacrificate sono state 7, e quella che stiamo aspettando sarebbe l'ottava, insomma c'è questa discrepanza. E quindi ci troviamo comunque davanti a due numeri importanti, noi guardiamo sempre i numeri che sono importanti, uno è l'8 e l'altro 10, l'8 significa patto, il 10 significa completo, ad ogni modo, siano come stanno le cose, non lo sappiamo, è che la giovenca rossa è in arrivo come vedremo. Il primo a sacrificare una giovenca rossa, come leggiamo direttamente dalla Torah, fu Mosè, prenditi una giovenca rossa. Come fa il Dio a dirti prenditi una giovenca rossa e poi le giovenche rosse non esistono, non si trovano? È chiaro che c'erano. Oggi, ormai, come vedremo tra un po', da millenni non ce ne sono più state, ma prima si trovavano ancora, anche se erano rare, ma si trovavano. E quindi il primo a sacrificare la giovenca rossa fu Mosè. Da quel momento in poi, durante i secoli, ne furono sacrificate delle altre, fra cui una anche sotto Neemia, Esdra, Zorobabele, Zaccaria e Ageo, vi ricordate, no? Quando ricostruirono il Tempio. Fino a quel punto, perché dovevano purificare, ogni volta che si costruisce e si ricostruisce un Tempio, c'è da purificare, non c'è niente da fare. Quindi fino a quel punto, Israele andrà avanti fino a che non possederà più il Tempio, cioè quando sarà sradicato dalla propria terra, quando il proprio tempio verrà distrutto, da allora in poi anche le giovenche rosse miracolosamente diventeranno introvabili, di punto in bianco. E quindi per circa 2000 anni non si troveranno più giovenche rosse di questo colore particolarissimo. Questo fino a pochi anni fa, quando miracolosamente di punto in bianco, ora in una parte del mondo, ora in un'altra parte del mondo, cominciano ad apparire delle giovenche rosse e completamente rosse. Ma queste, l'una dopo l'altra, in linea di massima, sono state, pensiamo tutte quante, squalificate, anche perché dietro questo c'è molto mistero, il rabbinato è molto riservato, a ragion veduta. Ma andiamo avanti. Il giorno 15 di agosto del 2015, quindi poco fa, alle ore 12.30 am, il Digital Aurora Israel, quindi il periodico ebreo, con sede a Tel Aviv, ma non solo questo, ce ne sono tantissimi, noi li seguiamo diversi, comunque adesso vi menzioniamo questo, vi diamo un parametro preciso. Questo periodico pubblicava appunto il 15 di agosto alle ore 12.23 am del 2015, pubblicava un'intervista niente meno fatta che al rabbino Richtman, che ricordiamo è il responsabile del Temple Institute, cioè quello che sta organizzando la ricostruzione del Tempio, in poche parole,
niente meno, è un pezzo, scusate il termine, un pezzo da 90, come si dice a Roma, noi diciamo così, il quale nell'intervista asseriva che si trovano molto vicini alla riproduzione della Giovenca rossa con l'utilizzo, dice Richman, di embrioni provenienti da una specie americana che racchiude queste caratteristiche, la quale una volta riprodotta potrà essere utilizzata all'età di circa due anni e mezzo per il sacrificio. Ora attenzione, personalmente cerco sempre di andare oltre le parole che ascolto, ciò dal momento in cui non dobbiamo camminare a senso unico quando ascoltiamo le notizie di chi le dice. E questo perché tutti noi sappiamo quanto questi personaggi, come Richman, debbano per forza di cose essere riservati per motivi ovvi, che, come già detto, lo ripetiamo, noi approviamo. E infatti, a tal proposito, la domanda del milione è la seguente. Sì, Richman ha detto quello che ha detto, ma la domanda del milione è la seguente. E chi ci dice che già non l'abbiano? Chi te lo dice che già non ce l'hanno? C'è una grande discrezione qua dietro. Attenzione, anche perché sappiamo quante persone sono contrarie. E se verrebbero a sapere dove stanno queste giovenche, perché sembrerebbe invece che ci sono, farebbero del tutto per farle sparire. Sappiamo quanti nemici hanno, purtroppo. Non sono tutti come noi che li amano, che pregano per loro. No, no, ci sono anche quelli che non li amano. E quindi ecco qui che giustamente Richman deve per forza di cose essere riservato, e fa bene, che Dio benedica Richman. Ad ogni modo, una cosa è certa: ci troviamo agli arbori di cambiamenti epocali, e una delle cose che ci sta dicendo che molto presto accadrà, la scrittura ci sta dicendo questo, è che la Chiesa, alla luce di tutti questi eventi che si stanno compiendo sotto i nostri occhi e che ne stanno parlando i mass media internazionali, periodici, politici, rabbini, religiosi, di tutto, quello che la scrittura ci vuole far capire alla luce della storia che stiamo vivendo è che molto presto la Chiesa sarà tolta, sarà rapita, e subito dopo il mondo entrerà in quel periodo denominato il giorno del Signore o grande tribolazione. Perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Vedete il nostro video, la grande tribolazione, è il secondo video in particolare. La Chiesa non passerà per la grande tribolazione. E una delle cose che ci sta dicendo che siamo ormai giunti alla fine, sono centinaia, abbiamo anche fatto il video sulla terza guerra mondiale, dove mostriamo dei centinaia di segni, parliamo solo di 40, che ci dicono che ormai siamo giunti alla fine. Ma un altro segno che ci dice che siamo giunti alla fine, che non abbiamo menzionato lì in quel video, ma sono centinaia i segni d'altronde, è proprio l'apparizione di questa Giovenca rossa e la ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme, che è imminente, ormai è tutto pronto, manca solo il nulla osta del Knesset, cioè il Parlamento israeliano, è tutto pronto. Ma la domanda del milione è: quanti lo stanno aspettando? Invece di dire, ah, se il Signore tornasse oggi, chissà quanti si perderebbero. Facendosi così, concedetecelo, più buoni di Dio, più giusti di Dio. Sappi che c'è un giorno determinato per questo avvenimento del rapimento. E né il tuo perbenismo, né la mia parola, cambierà quel giorno, quella data e quel momento. Piuttosto preoccupiamoci di osservare il comandamento che vuole che la Chiesa desideri quel giorno, e non il contrario. Vedi Apocalisse 22:20, 2 Corinti 5:8-9 e riferimenti. Il giorno e l'ora non lo conosciamo, è vero, ma il tempo esatto sì. Ed è proprio questo, caro amico in ascolto. Ecco a noi uno dei grandi segnali, la Giovenca rossa. Già, rossa come il sangue di Cristo. Rossa come il sangue che Cristo stesso calpesterà nella sua ira a chi avrà rifiutato il sangue che con tanta sofferenza ha versato. Vedi Apocalisse 19:15, vedi Isaia 63 verso 2 e 4. Dio è amore, ma è anche ira, ed è un fuoco consumante, ed è cosa terribile cadere nelle mani
dell'Iddio vivente. Egli fu rappresentato come agnello sacrificale che toglie il peccato del mondo e la giovenca rossa che purifica e imbianca le vesti. Ecco perché il Signore Gesù, quando muore sulla croce, non aveva forse anche un solo millimetro che non fosse di color rosso. Ma quando risorse era bianco come la neve. Ed ecco qui il mistero della giovenca rossa, completamente risolto davanti a noi. Infatti chi era puro veniva reso impuro, ma chi era impuro veniva reso puro. Quello che non capiscono gli ebrei, questo mistero. Come poteva, come può questo avvenire? È un mistero per lui. Ma questo mistero viene risolto in Cristo. Egli, essendo puro, divenne impuro a causa dei nostri peccati, in quanto se li caricò tutti quanti. E tutti noi che eravamo impuri, in virtù del suo sacrificio, divenimmo puri e bianchi come la neve. Fu per questo che egli, come agnello e come giovenca rossa, dovette nascere in una mangiatoia, già una mangiatoia, proprio per dimostrarci chi egli effettivamente fosse e qual era la sua missione, quella dell'agnello e della giovenca rossa che toglie il peccato dal mondo. Giovanni 1,29. Cosa farai davanti alla verità della parola di Dio? Rimarrai indifferente? Continuerai nel tuo finto ateismo? Oppure continuerai a definirti seguace di Cristo quando in realtà hai tutta la casa piena di immagini, madonne, crocifissi con quel pupazzo attaccato, reliquie, eccetera? È scritto: molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Di chi fai parte? Oh, non rispondere a me. Io non c'entro nulla nella tua vita, con tutto rispetto. È con Cristo che te la devi vedere, tu, io e chiunque, e con la sua parola. E la parola è Cristo. Conoscere la parola, conoscere la verità, conoscere le profezie. Oh, indubbiamente è importantissimo. Sai, è anche un comandamento. Ma se questa conoscenza non produce fede, quindi vita, a cosa ti serve? Ebrei 9, 13, 14 parla della giovenca rossa, sai? Leggilo. Inoltre abbiamo un terzo tempio che viene in cammino. E come già detto, non c'è terzo tempio senza giovenca rossa. E non c'è nulla di tutto questo senza il rapimento della Chiesa. Vedi il video. E tutto questo porterà l'inizio della fine dei giorni, la grande tribolazione. A te la scelta. Che Dio ti benedica e che tu possa aprire il tuo cuore alla verità dell'Evangelo. Shalom.